Eccoci qua allora Giulia, hai raccontato un po' insomma Courmayeur. Cos'è cambiato dopo la pandemia? È cambiato che forse adesso le persone cercano una dimensione un po' diversa, non necessariamente quella sempre solo mondana, che è una dimensione sicuramente che Courmayeur offre e ricca di divertimento, ma una dimensione forse più intima, una dimensione più sportiva davvero, legata a quelle che sono le attività che si possono praticare in piena natura. Questo è sicuramente qualcosa che adesso è molto più ricercato rispetto a prima, il legame forse un po' ancestrale con la natura. Poi abbiamo visto comunque che i numeri sono veramente eccezionali, ci saranno delle presenze pazzesche quest'anno. Sì, sicuramente il 2023 è stato un anno molto positivo, sia per la parte invernale che per la parte estiva. Ci auguriamo che il 2024 lo sia altrettanto. Diciamo che post pandemia c'è stato un grandissimo ritorno delle seconde case, diciamo che sono questi ospiti che vengono a Courmayeur da generazioni e che quindi, impossibilitati a viaggiare all'estero, hanno un po' riscoperto Courmayeur e se ne sono forse rinnamorati. D'altra parte invece in quest'ultimo anno il grande ritorno degli stranieri, tipicamente intercontinentali, quindi tutti gli americani, gli asiatici, sia in estate che in inverno. Grazie Giulia. Grazie a voi. Thank you.
oggi presentazione di Courmayeur. A City Life.